Grazie Presidente. Ministro Alfano, oggi un ministro serio, un ministro responsabile, un ministro consapevole della gravità di quello che è accaduto a Milano il primo di maggio, si sarebbe presentato in questo Parlamento e avrebbe fatto due cose. Avrebbe chiesto scusa ai milanesi e al popolo milanese per la guerriglia urbana del primo di maggio e avrebbe rassegnato le dimissioni da ministro. Lei purtroppo non ha fatto né l'una né l'altra cosa. Vede, la Lega chiede le dimissioni. Sì, la Lega chiede le dimissioni, ma guardi che il problema non è la Lega che chiede le dimissioni, perché le dimissioni del ministro Alfano le chiedono quei milioni di cittadini italiani che ogni giorno subiscono un furto, che ogni giorno subiscono una rapina, che ogni giorno subiscono una truffa, che ogni giorno subiscono un borseggio, quei milioni di cittadini italiani che non hanno la casa, mentre lei e voi garantite casa, vitto, alloggio e alberghi a 4 stelle agli immigrati clandestini. Questi sono i cittadini che chiedono le dimissioni del ministro Alfano. Ministro, il tempo delle promesse, il tempo degli annunci, annunci che arrivano un quarto d'ora dopo il fatto, tipo il DASPO nelle piazze, l'arresto differito, basta cortei all'interno delle città, aumento delle pene per i travisamenti, sono tutte proposte che la Lega sono anni che fa e sono tutte proposte che voi avete bocciato, lei, il governo, la maggioranza e il PD, arriva sempre un quarto d'ora dopo. Ministro, una città, non l'abbiamo capito dalle sue parole, ma l'abbiamo capito guardando le immagini, una città è stata devastata. Milano è stata saccheggiata, Milano è stata umiliata e con Milano i milanesi sono stati violentati. Milano è stata messa a ferro e fuoco non da 4 teppisti figli di papà, come ha detto il presidente Renzi, ma da 500 criminali terroristi incappucciati, da criminali, ministro, da quei criminali figli del buonismo di sinistra, figli di quella sinistra che li ha sempre coccolati, che li ha sempre difesi, che li ha sempre giustificati, che ha sempre riconosciuto delle attenuanti sociali e morali perché erano 4 ragazzi disagiati. Così non va bene, non sono teppisti, sono criminali, ministro. E come sempre, quando si verificano questi fatti, nessuno paga, nessuno ha pagato e nessuno pagherà. Questi criminali rimarranno nell'impunità più totale, rimarranno nell'immunità più totale, mentre nel frattempo ci sono 98 poliziotti che semplicemente per aver messo un like, un mi piace su Facebook stanno perdendo il posto di lavoro, li state mandando a casa per un like e abbiamo 500 criminali in giro per le strade. Ministro, perché questi criminali sono stati arrestati dalla polizia e rimessi in libertà dalla magistratura? Ministro, perché è stato impedito ai poliziotti di poterli arrestare? Ministro, esiste sì o no una trattativa Stato-Black Bloc con riferimento a quelle vicende? Ministro, tutti sapevano quello che sarebbe successo, tutti sapevano che quegli atti di guerriglia urbana erano premeditati, annunciati, costruiti a tavolino. Tutti lo sapevano tranne lei. Lei è l'unico che non ha fatto nulla per impedire quei fatti. Lei è il sindaco di Milano, Pisapia, altro responsabile dei fatti, altro grave responsabile dei fatti. Pisapia prende i voti dai centri sociali, esattamente gli stessi centri sociali che difende. Ministro, perché 2 mesi fa la Lega viene a Roma a manifestare, a una manifestazione, e gli viene chiesto 1,5 milioni di euro di cauzione per i danni e a questi criminali non è stato chiesto un euro per risarcire i danni? Oggi pagherebbero loro e non Regione Lombardia. Mentre lei parla, Roberto Maroni ha messo sul tavolo 1,5 milioni di euro per risarcire i cittadini. Ministro, ci sono 11 poliziotti che sono stati feriti. Ministro, questi poliziotti non vanno applauditi e difesi solo dopo. Questi poliziotti vanno difesi prima. Vanno difesi prima da un Parlamento ipocrita che vota il reato di tortura, che vota i numeri identificativi per i poliziotti, da un ministro che taglia le risorse per le forze dell'ordine, da un ministro che chiude 250 presidi di legalità, 250 commissariati, ma non chiude 250 centri sociali, covidi delinquenti. Ministro, concludo. Lei è il ministro dei clandestini, 9.000 clandestini pronti ad essere accolti nelle case e negli alberghi. È il ministro, chiudo Presidente, di Mare Nostrum, è il ministro dell'insicurezza, è l'affittacamere degli immigrati,
È il ministro che ha cancellato il reato di immigrazione clandestina. È il ministro che ha chiuso i CIE. È il ministro che ha abbandonato e tradito le forze dell'ordine. È il ministro che ha tagliato le risorse alle forze dell'ordine. Ministro, ha fatto tanti danni ed è per questo che lei è un ministro che i cittadini italiani vorrebbero fare a meno. Abbia almeno un sussulto di dignità davanti al Parlamento, davanti al popolo milanese, davanti a quei cittadini italiani che hanno perso la propria attività commerciale, e l'unico gesto di dignità che le rimane è quello di dimettersi.